Laudetur Jesus Christus, buongiorno a tutti e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione della Messa Crismale, presieduta da Papa Francesco, che ci introduce nel clima delle celebrazioni del Triduo Pasquale. Vediamo dalla regia che Papa Francesco ha già preso posizione in Basilica. Intorno a lui tutto il presbiterio, anzitutto della sua diocesi in quanto vescovo di Roma, e presbiterio romano, e poi comunque non soltanto, anche sacerdoti provenienti da varie nazioni e da varie longitudini del mondo. Un saluto affettuoso dal vostro Don Massimo Tellan, che vi accompagnerà in questa diretta della celebrazione che vede appunto radunato attorno a lui, attorno a Papa Francesco, vescovo di Roma, il presbiterio della sua diocesi, i membri della Curia Romana, gli eminentissimi signori cardinali e gli eccellentissimi vescovi. A nome di Vatican Media, Vatican News, Radio Vaticana, da qualsiasi luogo vi uniate a noi, vi porgo il più cordiale benvenuto a questa diretta dalla Basilica Vaticana. A tutti coloro che ci seguono dai vari canali Vatican Media, dal portale web di Vatican News, dalla Radio Vaticana, dal canale YouTube e dalla diretta Facebook, benvenuti. Un saluto anche cordiale, affettuoso e un augurio di buona celebrazione a quanti ci seguono attraverso le radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Colbe di Schio Vicenza in Blu Radio e Radio Condivisione Palermo, come pure dalla Mondovisione e dai vari siti internet. Ogni bene nel Signore. Ci apprestiamo a iniziare insieme con Papa Francesco la Messa Crismale, che rivela ogni volta un fascino particolare. In questa liturgia eucaristica si può cogliere la manifestazione visibile della Chiesa in tutte le sue componenti, riunite attorno al Vescovo della Chiesa. È la messa in cui il Vescovo di Roma, il Papa, così come anche gli altri Vescovi nelle loro diocesi, circondati dal loro presbiterio, benedicono gli oli per l'unzione dei catecumeni, degli infermi, e viene consacrato l'olio del Crisma per l'unzione battesimale, la cresima, l'ordine sacro, come anche per la consacrazione degli altari e delle chiese. In questa messa i sacerdoti rinnovano le promesse pronunciate il giorno dell'ordinazione e la Chiesa riscopre la sua vocazione sacerdotale, di popolo sacerdotale, regale e profetico, unito a Cristo grazie appunto all'unzione del Crisma. Vediamo attraverso la navata centrale della Basilica dispiegarsi la processione di ingresso con la croce, le sette candele che richiamano anche le famose sette candele della menorah ebraica, i sette giorni della creazione, l'evangeliario e i vescovi, i cardinali concelebranti. Il crisma, olio mescolato con profumi, sta a significare il dono dello Spirito Santo, appunto nel battesimo, nella cresima, nell'ordine. L'olio dei catecumeni e quello per i malati sono segno della forza che libera dal male nel combattimento, appunto per coloro che si preparano a ricevere il battesimo, e sostiene nella prova della malattia affinché possa essere chiesta al Signore la grazia non solo della guarigione fisica, se questo rientra nella volontà di Dio, ma anche della guarigione spirituale, perché si possa insieme con Cristo Gesù fare della propria croce uno strumento di salvezza, unire le proprie sofferenze, i propri patimenti a quelli di Cristo, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Sola, sola, sola,
attraverso una realtà terrena, già trasformata dal lavoro dell'uomo, l'olio è un gesto semplice e familiare, l'unzione, si esprime così la ricchezza della nostra esistenza in Cristo, che lo Spirito continua a trasmettere alla Chiesa sino alla fine dei tempi. È Cristo, sacerdote, re e profeta, a partecipare al suo mistico corpo, la Chiesa, la sua missione salvifica a favore dell'umanità. È Lui, l'unto dall'amore del Padre, inviato nel mondo per la salvezza, che continua a mandare la sua Chiesa a continuare la sua opera di salvezza. Nella nuova ed eterna alleanza tutto ha valore, perché tutto procede dall'unto per eccellenza, da Cristo Gesù. Quindi la messa crismale possiamo dire che è quasi una epifania della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato nei suoi vari ministeri e carismi, ed esprime, per la grazia dello Spirito, i doni nuziali di Cristo alla sua sposa, ancora pellegrina nel tempo, fino al giorno del suo ritorno. Questa celebrazione ci mette già nel clima del Triduo Pasquale, perché è in Cristo morto, sepolto e risorto, centro dell'intera storia della salvezza, che scaturiscono i sacramenti, che sono il cuore della realtà stessa della sua sposa, la Chiesa. Vediamo il cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Angelo De Donatis, che si accinge a salire all'altare della confessione di Pietro per venerarlo con l'incenso. Il canto di inizio ci richiama proprio a quanto dicevamo poc'anzi. È Cristo, sacerdote eterno, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio. Sacerdozio battesimale che fa di tutti noi, insieme con Gesù, capaci di offrire della nostra vita, come ha offerto lui la sua vita al Padre, e sacerdozio ministeriale di coloro che sono scelti e che, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, non si attribuiscono da se stessi questa missione, ma sono chiamati da Dio, possono, in favore dei loro fratelli, celebrare i divini misteri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi,
Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ed ora, dopo la richiesta di perdono, siamo introdotti nel preludio della gioia del Triduo Pasquale con il canto del Gloria dal quale ci siamo astenuti in tutto il cammino della Quaresima. Thank you.
E si conclude l'inno di gloria al Signore per tutti i suoi doni. Nella Basilica si vede vistosamente la presenza del gran numero di sacerdoti, circa 1800 e 2500 fedeli, stretti intorno al Vescovo di Roma, il Papa. O Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, resi partecipe della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora ha luogo la liturgia della parola. Ascolteremo anzitutto il profeta Isaia, che annunzia la missione dal libro del profeta Cristo, Isaia, l'inviato del Signore. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Parola di Dio. Ed ora il Salmo responsoriale, tratto dal Salmo 88. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fonte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Ed ora la seconda lettura, tratta dal libro dell'Apocalisse. Il Signore ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi
e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ed ora l'acclamazione al Vangelo, che ancora in questo tempo non prevede l'Alleluia, in attesa di poterlo cantare prorompente nella veglia pasquale, nella gioia del Signore risorto. In questo tempo abbiamo cantato e continuiamo a cantare il Laus Tibi Domine, Laus Tibi Christe, la lode del Signore. Francesco per ricevere la benedizione con la quale poi potrà proclamare solennemente il Vangelo. Vangelo tratto dall'Evangelista Luca, che richiama proprio quanto avvenuto nella sinagoga di Nazaret come compimento della profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore compie le attese messianiche, viene a proclamare l'anno di grazia. È Lui, l'unto del Signore. È Lui che fa di noi un popolo regale, sacerdotale e profetico. È Lui che ci associa a sé, alla sua missione salvifica: portare nel mondo l'amore del Padre. Solennemente si avvia verso l'ambone per la proclamazione del Vangelo, insieme con le candele e l'incenso, per poter venerare appunto il libro dei Santi Vangeli, l'Evangeliario, la parola di Cristo Salvatore, l'unto del Signore, che riecheggia oggi nel mondo attraverso il suo mistico corpo, la Chiesa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Abbiamo ascoltato insieme la parola del Vangelo, tratto dal Vangelo di Luca, il compimento, l'annunzio del compimento delle attese messianiche da parte di Gesù. Ora si è compiuta questa parola che voi avete ascoltato. È Lui, colui che il profeta Isaia aveva annunziato. Lo Spirito del Signore è sopra di me. E ora ascoltiamo l'omelia di Papa Francesco. Da questo versetto è incominciata la predicazione di Gesù e dallo stesso versetto ha preso avvio la parola che abbiamo ascoltato oggi. Al principio, dunque, sta lo Spirito del Signore. Ed è su di Lui che vorrei riflettere oggi con voi, cari confratelli, sullo Spirito del Signore. Perché senza lo Spirito del Signore non c'è vita cristiana e senza la sua unzione non c'è santità. Egli è il protagonista ed è bello oggi, nel giorno nativo del sacerdozio, riconoscere che c'è Lui all'origine del nostro ministero, della vita e della vitalità di ogni pastore. La Santa Madre Chiesa ci insegna infatti a professare che lo Spirito Santo dà la vita, come ha affermato Gesù dicendo: «È lo Spirito che dà la vita». Insegnamento ripreso dall'Apostolo Paolo, il quale scrisse che la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. E parlò della legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù. Senza di Lui neppure la Chiesa sarebbe la sposa vivente di Cristo, ma al più un'organizzazione religiosa più o meno buona. Non sarebbe il corpo di Cristo, ma un tempio costruito da mani di uomo. Come edificare allora la Chiesa se non a partire dal fatto che siamo templi dello Spirito Santo che abita in noi? Non possiamo lasciarlo fuori casa o parcheggiarlo in qualche zona devozionale, al centro. Abbiamo bisogno ogni giorno di dire: «Vieni», perché senza la tua forza nulla è nell'uomo. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ciascuno di noi può dirlo, e non è presunzione, è realtà. In quanto ogni cristiano, in particolare ogni sacerdote, può fare proprie le parole che seguono, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Fratelli, senza merito,
per pura grazia abbiamo ricevuto un'unzione che ci ha fatto padri e pastori nel popolo santo di Dio. Soffermiamoci allora su questo aspetto dello Spirito, l'unzione. Dopo la prima unzione che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito scese su Gesù al Giordano. In seguito a ciò, come spiega San Basilio, ogni azione di Cristo si andava compiendo con la compresenza dello Spirito Santo. Con la potenza di quella unzione, infatti, predicava e operava segni. In virtù di essa, da Lui usciva una forza che guariva tutti. Gesù e lo Spirito operano sempre insieme, così da essere come le due mani del Padre. Ireneo dice questo, che protesse verso di noi, ci abbracciano e ci risollevano. E da loro sono state segnate le nostre mani, unte dallo Spirito di Cristo. Sì, fratelli, il Signore non ci ha solo scelti e chiamati di qua, di là, ha riversato in noi l'unzione del suo Spirito, lo stesso che è disceso sugli Apostoli. Fratelli, noi siamo dei unti. Guardiamo dunque a loro, agli Apostoli. Gesù li scelse e sulla sua chiamata lasciarono le barche, le reti, la casa e così via. L'unzione della parola cambiò la loro vita. Con entusiasmo seguirono il Maestro e cominciarono a predicare, convinte di compiere in seguito cose ancora più grandi. Finché arrivò la Pasqua. Lì tutto sembrò fermarsi. Giunsero a rinnegare e abbandonare il Maestro. Non abbiamo paura, siamo coraggiosi nel leggere la nostra propria vita e le proprie cadute. Giunsero a rinnegare e abbandonare il Maestro. Pietro il primo. Fecero i conti con la loro inadeguatezza e compresero di non averlo capito. Il non conosco quest'uomo che Pietro scandì nel cortile del sommo sacerdote dell'ultima cena non è solo una difesa impulsiva, ma un'ammissione di ignoranza spirituale. Lui e gli altri forse si aspettavano una vita di successi dietro un Messia trascinatore di folle, operatore di prodigi. Ma non riconoscevano lo scandalo della croce che sbriciolò le loro certezze. Gesù sapeva che da soli non ce l'avrebbero fatta e per questo promise loro il Paraclito. E fu proprio quella seconda unzione a Pentecoste a trasformare i discepoli portandoli a pascere il gregge di Dio e non più se stessi. E questa è la contraddizione da risolvere. Sono pastore del popolo di Dio o di me stesso? E c'è lo Spirito a insegnarmi la strada. Fu che l'unzione di fuoco a distinguere la loro religiosità centrata su se stessi e sulle proprie capacità. Accolto lo Spirito, evaporano le paure e i tentennamenti di Pietro, Giacomo e Giovanni, bruciati dal desiderio di dare la vita. Smettono di inseguire posti di onore. Il carrierismo nostro, fratelli, Gli altri non stanno più chiusi e timorosi nel cenacolo, ma escono e diventano apostoli nel mondo. E lo Spirito a cambiare il nostro cuore, a metterlo qui, in quel piano diverso, differente. Fratelli, un simile itinerario abbraccia la nostra vita sacerdotale e apostolica, Anche per noi c'è stata una prima unzione, cominciata con una chiamata d'amore che ci ha rapito il cuore. Per essa abbiamo lasciato gli ormeggi e su quell'entusiasmo genuino è scesa la forza dello Spirito che ci ha consacrato. Poi, secondo i tempi di Dio, giunge per ciascuno la tappa pasquale che segna il momento della verità. Ed è un momento di crisi che ha varie forme. A tutti, prima o poi, succede di sperimentare delusioni, fatiche, debolezze, con l'ideale che sembra usurarsi fra le esigenze del reale, mentre subentra
una certa abitudinarietà e alcune prove, prima difficili da immaginare, fanno apparire la fedeltà più scomoda rispetto a un tempo. Questa tappa di questa tentazione, di questa prova che tutti noi abbiamo avuto, abbiamo e avremmo, questa tappa rappresenta un crinale decisivo per chi ha ricevuto l'unzione. Si può uscirne male, planando verso una certa mediocrità, trascinandoci stanchi in una normalità dove si insinuano tre tentazioni pericolose: quella del compromesso, per cui ci si accontenta di ciò che si può fare; quella dei surrogati, per cui si tenta di ricaricarsi con altro rispetto alla nostra unzione; e quella dello scoraggiamento, che è la più comune, per cui scontenti si va avanti per inerzia. Ed ecco qui il grande rischio: mentre restano intatte le apparenze, io sono sacerdote, io sono prete, ci si ripiega su di sé e si tira a campare svogliati. La fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore, e il cuore non si dilata, ma si restringe avvolto nel disincanto. È un distillato, sai, quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore di popolo per diventare un chierico di Stato. Ma questa crisi può diventare anche la svolta del sacerdozio, la tappa decisiva della vita spirituale, in cui deve effettuarsi l'ultima scelta tra Gesù e il mondo, tra l'eroicità della carità e la mediocrità, tra la croce e un centro benessere, tra la santità e un'onesta fedeltà all'impegno religioso. Alla fine di questa celebrazione vi daranno come dono un classico, un libro che tratta su questo problema, La seconda chiamata. È un classico del padre Boyon che tocca questo problema. Leggetelo, poiché tutti noi abbiamo bisogno di riflettere su questo momento del nostro sacerdozio. È il momento benedetto in cui noi, come i discepoli a Pasqua, siamo chiamati ad essere abbastanza umili per confessarci vinti dal Cristo umiliato e crocifisso e per accettare di iniziare un nuovo cammino, quello dello Spirito, della fede e di un amore forte e senza illusioni. È il Kairos in cui scopre che il tutto non si riduce ad abbandonare la barca e le reti per seguire Gesù durante un certo tempo, ma richiede di andare sino al Calvario, di accoglierne la lezione e il frutto e di andare con l'aiuto dello Spirito Santo sino alla fine di una vita che deve terminare nella perfezione della divina carità. Con l'aiuto dello Spirito Santo. È il tempo per noi, come per gli Apostoli, di una seconda unzione. Tempo di una seconda chiamata che dobbiamo ascoltare per la seconda unzione, dove accogliere lo Spirito non sull'entusiasmo dei nostri sogni, ma sulla fragilità della nostra realtà. È un orizzonte che fa verità nel profondo, che permette allo Spirito di ungerci le debolezze, le fatiche, le povertà interiore. Allora l'unzione profuma nuovamente di Lui, non di noi. In questo momento, interiormente, sto facendo memoria di alcuni di voi che sono in crisi, diciamo così, che sono disorientati e che non sanno come prendere
la strada, come riprendere la strada in questa seconda unzione dello Spirito. A questi fratelli io li ho presenti, semplicemente dico coraggio. Il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati. Affidati al Signore e lasciati chiamare una seconda volta, questa volta con l'unzione dello Spirito Santo. La doppia vita non ti aiuterà a buttare tutto per la finestra nemmeno. Guarda avanti, lasciati carezzare per l'unzione dello Spirito Santo. E la via per questo passo di maturazione è ammettere la verità della propria debolezza. A questo si esorta lo spirito della verità, che ci smuove a guardarci dentro fino in fondo, a chiederci: la mia realizzazione dipende dalla mia bravura, dal ruolo che ottengo, dai complimenti che ricevo, dalla carriera che faccio, dai superiori o collaboratori, o dai comfort che mi posso garantire, oppure dipende dall'unzione che profuma la mia vita? Fratelli, la maturità sacerdotale passa dallo Spirito Santo, si compie quando Lui diventa il protagonista della nostra vita. Allora tutto cambia prospettiva, anche le delusioni, le amarezze, anche i peccati, perché non si tratta più di cercare di stare meglio aggiustando qualcosa, ma di consegnarsi senza trattenere nulla a chi ci ha impegnati nella sua unzione e vuole scendere in noi fino in fondo. Fratelli, riscopriamo allora che la vita spirituale diventa libera e gioiosa non quando si salvano le forme e si cuce una toppa, ma quando si lascia allo Spirito l'iniziativa e, abbandonati ai Suoi disegni, ci disponiamo a servire dove e come ci viene chiesto. Il nostro sacerdozio non cresce per ramendo, ma per traboccamento. Se lasciamo agire in noi lo spirito della verità, custodiremo l'unzione, custodire l'unzione, perché le falsità, le ipocrisie clericali, le falsità con cui siamo tentati di convivere verranno alla luce subito, e lo spirito, il quale lava ciò che è sordido, ci suggerirà senza stancarsi di non macchiare l'unzione, nemmeno un poco. Viene alla mente quella frase del Coelet che dice: una mosca morta guasta l'unguento del profumiere. È vero, ogni doppiezza, la doppiezza clericale, per favore, ogni doppiezza che si insinua è pericolosa, non va tollerata, ma portata alla luce dello Spirito, perché se niente è più infido del cuore, difficilmente guarisce. Lo Spirito Santo, Lui solo, ci guarisce dalle infedeltà. È per noi una lotta irrinunciabile. È infatti indispensabile, come scrisse San Gregorio Magno, che ci annuncia la parola di Dio, che chi annuncia la parola di Dio prima si dedichi al proprio modo di vivere, perché poi, attingendo dalla propria vita, impari cosa e come dirlo. Nessuno presuma di dire fuori ciò che prima non ha ascoltato dentro. Ed è lo Spirito il maestro interiore ad ascoltare, sapendo che non c'è nulla di noi che Egli non voglia ungere. Fratelli, custodiamo l'unzione. Invocare lo Spirito sia non una pratica saltuaria, ma il respiro di ogni giorno. Vieni, vieni, custodisce l'unzione. Io, consacrato da Lui, sono chiamato a immergermi in Lui, a far entrare la Sua luce nelle mie opacità, ne abbiamo tante, per ritrovare la verità di quello che sono. Lasciamoci spingere da Lui a combattere le falsità che si agitano in noi e lasciamoci rigenerare da Lui nell'adorazione,
perché quando adoriamo il Signore, Egli riversa nei nostri cuori il suo Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato, prosegue la profezia, e mi ha mandato a portare un lieto annunzio, liberazione, guarigione e grazia. In una parola, a portare armonia dove non c'è. Perché come dice San Basilio, lo spirito è l'armonia. È lui che fa l'armonia. Dopo avervi parlato dell'unzione, vorrei dirvi qualcosa su questa armonia, che ne è la conseguenza. Lo Spirito Santo infatti è armonia. Anzitutto in cielo, San Basilio spiega che tutta quella sovraceleste e indicibile armonia nel servizio di Dio e nella sinfonia vicendevole delle potenze sovracosmiche è impossibile che sia conservata se non per l'autorità dello Spirito. E poi in terra, nella Chiesa, egli infatti quella divina e musicale armonia che tutto lega. Ma pensate a un presbiterio senza armonia, senza lo Spirito. Non funziona. Suscita lo Spirito la diversità dei carismi e la ricompone in unità. Crea una concordia che non si fonda sull'omologazione, ma sulla creatività della carità. Così fa armonia tra i molti. Così fa armonia in un presbiterio. Durante gli anni del Concilio Vaticano II, che è stato un dono dello Spirito, un teologo pubblicò uno studio in cui parlò dello Spirito non in chiave individuale, ma plurale. Invitò a pensarlo come una persona divina, non tanto singolare, ma plurale, come il noi di Dio, il noi del Padre e del Figlio, perché è il loro nesso, in se stesso concordia, comunione e armonia. Io ricordo che quando ho letto questo trattato teologico, era in teologia studiando, mi sono scandalizzato, sembrava un'eresia, perché nella nostra formazione non si capiva bene come era lo Spirito Santo. Creare armonia è quanto desidera, soprattutto attraverso coloro nei quali ha rivelato la sua unzione. Fratelli, costruire l'armonia tra noi non è tanto un buon metodo affinché la compagna ecclesiale proceda meglio. Non è ballare il minuet, non è questione di strategia o di cortesia. È un'esigenza interna alla vita dello Spirito. Si pecca contro lo Spirito, che è comunione, quando si diventa, anche per leggerezza, strumenti di divisione. Chiacchiericcio. Sempre atterriamo sullo stesso. Quando diventiamo strumenti di divisione, pecchiamo contro lo Spirito. E si fa il gioco del nemico, che non viene allo scoperto e ama le dicerie, le insinuazioni, fomenta partite, cordate, alimenta la nostalgia del passato, la sfiducia, il pessimismo, la paura. Stiamo attenti, per favore, a non sporcare l'unzione dello Spirito e la veste della Santa Madre Chiesa con la disunione, con le polarizzazioni, con ogni mancanza di carità e di comunione. Ricordiamo che lo Spirito, il noi di Dio, predilige la forma comunitaria, cioè la disponibilità rispetto alle proprie esigenze, l'obbedienza rispetto ai propri gusti, l'umiltà rispetto alle proprie pretese. L'armonia non è una virtù tra le altre, è di più. Gregorio Magno scrive: quando valga la virtù della concordia, lo dimostra il fatto che senza di essa tutte le altre virtù non valgono assolutamente nulla. Aiutiamoci, fratelli, a custodire l'armonia. Custodire l'armonia.
questo sarebbe il compito, cominciando non dagli altri, ma ciascuno da se stesso, chiedendoci nelle mie parole, nei miei commenti, in quello che dico e scrivo, c'è il timbro dello spirito o quello del mondo? Penso anche alla gentilezza del sacerdote, ma tante volte i preti noi siamo dai maleducati, Pensiamo alla gentilezza del sacerdote. Se la gente trova persino in noi persone insoddisfatte, persone scontente, citelloni, che criticano e puntano il dito, dove vedrà l'armonia? Quante non si avvicinano, si allontanano perché nella Chiesa non si sentono accolti, amati, ma guardati con sospetto, giudicati. In nome di Dio accogliamo e perdoniamo sempre. E ricordiamo che l'essere spigolosi e lamentosi, oltre a non produrre nulla di buono, corrompe l'annuncio, perché controtestimonia Dio che è comunione e armonia. E ciò dispiace tanto, e anzitutto allo Spirito Santo, che l'Apostolo Paolo ci esorta a non rattristare. Fratelli, vi lascio questi pensieri che sono usciti dal cuore. Ho nel cuore, e concludo rivolgendomi una parola semplice e importante. Grazie. Grazie per la vostra testimonianza. Grazie per il vostro servizio. Grazie per tanto bene nascosto che fate. Grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio. Perdonare sempre, per favore. Mai negare il perdono. Grazie per il vostro ministero, che spesso si svolge tra tante fatiche, incomprensioni e pochi riconoscimenti. Fratelli, lo Spirito di Dio, che non lascia deluso chi ripone in Lui la propria fiducia, vi colmi di pace e porti a compimento ciò che in voi ha iniziato, perché siate profeti della sua unzione e apostoli di armonia. E si conclude così questa densa omelia di Papa Francesco, nella quale ha richiamato la missione del sacerdozio, del sacerdote come unto del Signore, unto dallo Spirito Santo, unto che è chiamato a servire l'armonia nella Chiesa, un'armonia che si manifesta nella comunione. Ricordiamo che lo Spirito, ha detto Papa Francesco, il noi di Dio, predilige la forma comunitaria, la disponibilità rispetto alle proprie esigenze, l'obbedienza rispetto ai propri gusti, l'umiltà rispetto alle proprie pretese. Che questa parola possa calare nel cuore di ognuno di noi con quella unzione spirituale che ci permette di trovare forza e vigore e ripartire come sacerdoti, come fedeli. E proprio alla luce di questa parola siamo tra poco invitati a rinnovare le nostre promesse sacerdotali, a ridire il nostro sì all'unzione dello Spirito, a ripartire con quelle coordinate che Papa Francesco ha suscitato in forza dello Spirito al nostro cuore. Figli e fratelli carissimi, la memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio,
Volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Sì, lo voglio. Volete unirvi e conformarvi intimamente al Signore Gesù, rinunciando a voi stessi e rinnovando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto con gioia verso la sua Chiesa nel giorno della vostra ordinazione sacerdotale? Sì, lo voglio. Volete essere fedeli e dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche ed adempiere fedelmente il mistero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dell'amore per i vostri fratelli? Sì, lo voglio. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei Suoi doni perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Christe, audi nos. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia persona, e tra voi io diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Christe, audi nos. Christe. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e greggi, alla vita eterna. Rinnovo delle promesse sacerdotali e l'invito da parte di Papa Francesco a tutti i fedeli a pregare per i sacerdoti e anche per lui, si conclude questa parte della liturgia e veniamo introdotti dal canto nella liturgia della benedizione degli oli, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e l'olio del crisma. Oli che ci consacrano in Cristo Gesù, sacerdote, re e profeta. Ora vediamo i diaconi che, accompagnati dal canto «O Redentore, ascolta il canto dei fedeli che inneggiano a te», si dirigono verso l'altare della confessione per la benedizione e la consacrazione degli oli. L'olio, come l'aria, l'acqua, la luce, appartiene a quelle realtà elementari del cosmo che meglio esprimono i doni di Dio Creatore, Redentore e Santificatore. È sostanza terapeutica, armonica, conviviale, medica le ferite, profuma le membra, allieta la mensa. Questa natura dell'olio è assunta nel simbolismo biblico-liturgico ed è caricata di un particolare valore per esprimere l'unzione dello Spirito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni e di carismi tutto il corpo di Cristo, che è la Chiesa.
La liturgia della benedizione degli oli esplicita questo simbolismo primordiale e ne precisa il senso sacramentale. Dal mistero pasquale, cuore e centro dell'intera storia della salvezza, scaturiscono i sacramenti e i sacramentali che significano e realizzano l'unità armonica di tutta la vita cristiana. Si comincia dall'olio degli infermi che è presentato al Papa, che ora reciterà la formula di benedizione. Dio, Padre di ogni consolazione, che ha permesso il tuo Figlio, hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolori. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora si avvicina al Santo Padre l'ampolla con l'olio dei catecumeni, l'olio per ungere coloro che stanno per ricevere il battesimo e con la grazia di Cristo si impegnano a combattere lo spirito del male, cercando di vincere, come Gesù stesso, il male con il bene, l'odio con l'amore. Oleum catechumenorum. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici questo olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati nella tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione dei figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E
mentre viene spostato l'olio dei catecumeni, si accinge ad arrivare l'olio del crisma, olio che a differenza degli altri due precedenti vedrà l'aggiunta di sostanze profumate, proprio a ricordare che l'unzione dello Spirito Santo ci fa come Cristo Gesù portatori nel mondo del buon profumo di Dio, il buon profumo della vita che sconfigge il fetore della morte, il buon profumo dell'amore che vince il male e la morte. Olium ad sanctum chrisma. Ed ora il diacono, lo vediamo, sta versando proprio nell'ampolla con l'olio per il crisma il profumo, i profumi che lo renderanno fragrante, quella fragranza di cui ci ha parlato Papa Francesco nella sua omelia. È un gesto semplice ma solenne. E ora siamo invitati alla preghiera. La nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. Vediamo Papa Francesco che soffia sull'ampolla del crisma a ricordare il soffio primordiale di Dio stesso che ha soffiato un alito di vita e l'uomo è divenuto un essere vivente, quello stesso alito che Cristo risorto soffierà sugli apostoli. Autore di ogni crescita nello spirito. Accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò questo che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro spiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello di olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che la sua terra era tornata alla pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per la tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aarone e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e ti ha testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione questo olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo
dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra sacerdoti e i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri, li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati, tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore, e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti, i renati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipe della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo visto tutti i concelebranti stendere la mano destra, in segno epicletico, cioè in segno di invocazione dello Spirito Santo, perché potesse santificare questo olio così prezioso nella vita della Chiesa, questo olio che, come abbiamo ascoltato dalla preghiera, consacra tutti coloro che sono chiamati perché possano, divenuti tempio della tua gloria, spandere il profumo di una vita santa. Questa celebrazione che ci introduce progressivamente all'inizio del Triduo Pasquale, questa sera con la messa in cena Domini, domani con la passione e morte del Signore e sabato con la veglia pasquale di resurrezione che culminerà nella messa della Domenica di Pasqua, ci aiuta a interiorizzare, a fare nostro il centro e il culmine di tutto l'anno liturgico. La Pasqua del Signore. Ricordiamo che Papa Francesco nel pomeriggio di oggi celebrerà la messa in cena Domini in forma ristretta con i detenuti dell'istituto minorile di Casal del Marmo alle porte di Roma, così come aveva già fatto 10 anni fa all'inizio del suo pontificato. Che rinnovati dai santi misteri diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen.
ora la consegna degli oli e la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo benedetto il crisma, l'olio dei catecumeni e degli infermi. A voi, vescovi e sacerdoti, sono raffidati perché attraverso il vostro ministero la grazia divina fluisca nelle anime a portatrice di forza e di vita. Rispettate, venerate e conservate con cura particolare questi oli, segno della grazia di Dio. Le persone, i luoghi e le cose che saranno da essi segnati possano risplendere nella stessa santità di Dio. E come dicevamo poc'anzi, Papa Francesco consegna gli oli perché siano portati nelle diverse comunità parrocchiali, perché si compia questa quanto abbiamo chiesto al Signore, che ovunque, come popolo sacerdotale, regale e profetico, possiamo spandere il buon profumo di Cristo. E con l'invito del diacono ad andare si conclude questa celebrazione eucaristica, nella quale i sacerdoti hanno rinnovato le promesse sacerdotali nel giorno nativo proprio del ministero sacerdotale e nel quale sono stati benedetti gli oli dei catecumeni, degli infermi e del crisma. Olio del crisma che appunto dà il nome a questa stessa celebrazione. E ora con l'antifona mariana ci affidiamo a Maria e affidiamo a Maria stessa la vita di tanti sacerdoti, anche quelli in difficoltà, come Papa Francesco ha ricordato nell'omelia, tanti che si trovano ad attraversare un momento difficile, possano trovare in Maria la madre consolatrice, la madre che sostiene, la madre che infonde coraggio e fiducia per riprendere alla sequela del Signore Gesù la propria missione. E ora assistiamo alla processione che prende posto al centro della navata della Basilica e di nuovo all'antifona cantata che richiama il valore della salvezza attraverso proprio questi oli santi che giungono fino a noi. Ci avviamo verso la conclusione anche di questa diretta. Dicevamo poco fa che Papa Francesco questo pomeriggio celebrerà la messa in forma ristretta evidentemente nel carcere minorile di Casal del Marmo, lì dove era stato la prima volta 10 anni fa, all'inizio proprio del suo ministero, pochi giorni dopo essere stato eletto Vescovo di Roma, Papa della Chiesa Universale. E in questi 10 anni abbiamo visto come Papa Francesco ha voluto celebrare proprio questa messa in Cena Domini in diverse realtà, in diverse periferie esistenziali, come le chiama lui, in luoghi di sofferenza, tra cui appunto i carceri, i centri per i profughi, le strutture di cura per i malati.
certamente in questa scelta di Papa Francesco c'è proprio questa volontà di far giungere a tutti quella carezza di Gesù, di cui lui stesso ha detto di averne bisogno nella celebrazione di domenica scorsa, appena dimesso dal Gemelli. Una carezza che si può sentire su di noi, ci ha ricordato il Papa, da parte di Gesù ogni volta che siamo noi ad andare a incontrare il Signore nei malati, nei carcerati, nei bisognosi. Andiamo a fare un gesto, una carezza, ma in realtà siamo noi che riceviamo la carezza del Signore Gesù attraverso le sue membra sofferenti, quelle stesse membra sofferenti che Gesù associa a sé attraverso il sacramento anche dell'unzione degli infermi. E vediamo queste immagini che la regia ci dona della Schola Cantorum, che accompagna la processione di uscita dalla Basilica di San Pietro con l'antifona, il canto «O Redentore, ascolta il canto dei fedeli che inneggiano a te». Gli oli sono accompagnati in sagrestia e già alla fine di questa celebrazione, come dicevamo prima, partiranno per raggiungere la Basilica Cattedrale della Diocesi di Roma, che è appunto San Giovanni Laterano, perché le diverse parrocchie, i diversi parroci possano prenderne per ciascuna comunità parrocchiale e portarli già questa sera stessa all'inizio della celebrazione della messa in Cena Domini, perché siano accolti. È un prolungamento ideale, ma sostanziale, della celebrazione della messa, della cena del Signore con questa messa crismale. È Gesù, sacerdote, re e profeta, che offrendo se stesso per noi in maniera sostanziale nel pane e nel vino, poi perpetuerà la sua offerta fisicamente sulla croce. E concludiamo questa diretta. A me non resta che darvi il mio saluto e ringraziarvi da parte di Vatican Media, Vatican News, Radio Vaticana, a tutti coloro che ci hanno seguito anche attraverso il portale Facebook, la diretta da lì, e anche a coloro che ci hanno seguito con le radio collegate, la Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, Radio Colbe in Schio, in Blu Radio e Radio Condivisione Palermo. Voglio anche ringraziare a nome di Radio Vaticana e Vatican News chi mi ha assistito in questa diretta, Damiano che vedo di là dal vetro, Luciana, Lucy Fantini, e augurare a tutti voi davvero un buon inizio di Triduo Pasquale, che possiamo nello spirito di comunione a cui Francesco ci ha esortato nella sua toccante omelia di oggi, fare sì che questa Pasqua non sia soltanto memoriale, ma una memoria significativa per la nostra vita, che trasformi la nostra vita, che ci possa far essere davvero unti di quel profumo di Cristo, per poi poterlo condividere a tutti con una vita da risorta nel Signore, quello spirito che ora la regia ci consegna nella immagine della cattedra.
Ancora a tutti l'augurio più sentito di un buon triduo pasquale dal vostro Massimo Tellan, Don Massimo Tellan. Laudetur Jesus Christus.